Varmo, il primo in Italia. Il comune di Varmo è il primo in Italia e il secondo in Europa a vantare un'illuminazione pubblica ad alta efficienza. La CIEL del gruppo Lu Energy ha proposto una soluzione vincente che ha trovato nell'amministrazione di Varmo terreno fertile. Si tratta di un progetto economicamente vantaggioso per tutti, basato sull'economicità di utilizzo delle nuove tecnologie al confronto dei sistemi in uso comunemente. I soldi risparmiati per il consumo di energia serviranno in parte a ripagare i nuovi impianti, il resto rimarrà nelle casse del comune. Al direttore della CIEL, Ivan Comisso, ho chiesto come è nata l'idea. L'idea sull'illuminazione pubblica è un'idea che ho sempre avuto, ormai da anni. Sono, come dicevo, l'amministratore di una società che da 15 anni fa impianti, segue anche impianti di illuminazione pubblica. L'idea perché Varmo? Varmo perché c'erano dei contatti con l'amministrazione e sicuramente uno degli aspetti difficili di questa iniziativa è far capire all'amministrazione e ai soggetti coinvolti in amministrazione, quindi il tecnico, il segretario e tutte le figure che gravitano a vario titolo attorno all'amministrazione, far capire l'importanza che un progetto tale poteva portare come benefici di risparmio della spesa corrente. Varmo, abbiamo trovato un interlocutore, perché sicuramente il nostro progetto è stato esposto anche ad altri comuni, un interlocutore che fin da subito ha creduto nel progetto e infatti siamo riusciti a realizzarlo. All'ingegnere che ha curato il progetto di CIEL, Raffaele Costantini, ho chiesto invece di spiegarci praticamente come si conseguono questi risultati. Noi riusciamo, riqualificando, a effettuare un forte risparmio energetico. Il risparmio energetico dà una conseguenza di un risparmio economico. In questo caso una quota parte del risparmio economico riusciamo ad utilizzarlo per finanziare l'intervento e una piccola, chiaramente, quota parte di questo risparmio va direttamente all'amministrazione, direttamente sulla spesa ordinaria. Perché in questo caso, andando a riqualificare, noi diamo, normativamente parlando, l'illuminazione corretta sulla strada, riusciamo anche a, diciamo, rispettare tutte quelle che sono le normative cielo buio, quindi a diciamo, andare incontro a quelle esigenze di illuminare correttamente, togliere gli sprechi laddove non è più necessario. Per il Ponte News, Marco Mascioli.